24 marzo 1983, il professor Luigi Nespoli, preside di un liceo di Prato, fonda a Napoli la Federazione Italiana Rugby Femminile. Questa federazione si rifà ai principi del professor Thomas Arnold, che era il preside dell'Università di Rugby, famosissima poi per aver determinato nel tempo la nascita del rugby mondiale. Il professor Luigi Nespoli diventò famoso perché, andando anche in televisione, è stato il primo preside a mettere una macchinetta per i profilattici all'interno del suo istituto, un caso nazionale. La Federazione Italiana Rugby, soltanto 2 anni dopo, nell'85 a Riccione, organizza la prima partita ufficiale di una nazione femminile, Italia-Francia, che finisce 0-0. La maglia alle mie spalle è la maglia di Maria Cristina Donna di quella partita, Maria Cristina Donna che poi negli anni è diventato uno degli esponenti maggiori del rugby femminile. Un rugby femminile che ci ha tolto tante soddisfazioni, intanto è quinta nel ranking mondiale, è l'unica nazionale che ha battuto per 2 volte il Galles in Galles, è l'unica nazionale italiana che ha battuto una nazionale neozelandese, una Seven University. Thank you.